A volte ritornano e quando capita, come questa volta, comunque vada, sarà una festa. Almeno prima e dopo la partita, perché quando saranno sul campo, Lanciano e Carpi proveranno a superarsi. Tuttavia, quella con la capolista non sarà una partita come le altre. Il tecnico della squadra emiliana è infatti Fabrizio Castori, che arrivò a Lanciano nell'estate del 1998 e nel corso di 4 stagioni, seppure in 2 momenti diversi, conquistò 2 promozioni, un playoff per la Serie B e uno scudetto dilettanti. Per il tecnico di San Severino Marche, insomma, sarà un po' come tornare a casa. L'affetto che hanno i tifosi di Lanciano nei confronti è assolutamente ricambiato. Io conservo ancora tante amicizie, tanti rapporti, vengo volentieri a Lanciano anche quando magari gli impegni me lo consentono, a trovare gli amici. Venerdì verrò a giocare la mia partita. Senta Castori, non è la prima volta che lei incrocia il Lanciano, però 2 stagioni fa, quando il Lanciano era appena salito in Serie B, fu all'Adriatico. Adesso però, insomma, all'Adriatico Cornacchi, adesso al Biondi, il sapore è diverso, è vero? Beh, la prima volta che torno al Guido Biondi da, diciamo, per giocare una partita, normale che non è come l'Adriatico di Pescara. Oltretutto il Guido Biondi rappresenta sempre comunque un angolo dei miei ricordi più belli della mia carriera di allenatore, è normale che sia così, no? Mi dice il primo ricordo, ne ha tanti, d'accordo, però il primo che le viene in mente in questo momento, nelle 4 stagioni passate a Lanciano? Intanto mi viene di ricordare il presidente Angelucci e, sì. mi viene di ricordare Vittorio, che purtroppo non lo trovo, no? Sono sì. Le persone con le quali ero comunque molto legato e che purtroppo sono venute meno. E poi i ricordi belli sono tanti, perché abbiamo fatto 4 anni splendidi a Lanciano, tanti successi, tanto calore da parte dei tifosi e tanto entusiasmo che ci hanno spinto a fare delle cavalcate memorabili. Castori, Carpi primo in classifica, Lanciano al 5° posto, qual è la sorpresa più grande? Sicuramente il Carpi, non me l'aspettavo neanche io, perché quando siamo partiti abbiamo, diciamo così, le nostre aspettative erano quelle di salvarci. Una squadra giovane fatta con giocatori di categoria inferiore o perlomeno presi dai settori giovanili, però abbiamo comunque dimostrato di meritarcelo questo primo posto, con delle prestazioni assolutamente eccezionali. Come vede invece questo Lanciano? Lanciano è una formazione ormai collaudata per questa categoria, è un gruppo storico che gioca insieme da parecchi anni, una società che ha acquisito una certa dimensione in una categoria importante come la Serie B, e questo fa onore al lavoro che hanno fatto a Lanciano in questi anni. Castori, l'ultima, come andrà a finire? Quando a finire i prosti ce ne faccio, anche perché sarei di parte, quindi meglio non farli.